Nel momento del congedo da questo mondo affidiamoci al Padre e facciamo un esame di coscienza. Così nell'omelia della Messa del Mattino, celebrata a casa Santa Marta, Papa Francesco ha commentato il discorso di Gesù prima della Passione con il suo congedo agli Apostoli e il congedo di San Paolo a Mileto prima di andare a Gerusalemme. Così ha riflettuto su cosa significhi dire addio per un cristiano. Nella nostra vita, ha osservato, ci sono tanti congedi, piccoli e grandi, e c'è anche tanta sofferenza, tante lacrime in alcuni di loro. Pensiamo a quanti sono costretti a fuggire dalle persecuzioni. Pensiamo oggi, quei poveri rossigna dello Myanmar, al momento di lasciare la sua terra per fuggire dalla persecuzione. Non sapevano cosa gli accadeva. E da mesi sono in barca lì. Eh, arrivano a una città, gli danno acqua, cibo e andatene via. È un congedo, tra l'altro. Oggi accade questo congedo esistenziale grande. Ma pensate al congedo di dei cristiani e dei giazzidi che pensano di non tornare più alla sua terra, cacciati via dalle sue case. Oggi cosa lascio? Sia Paolo che Gesù, tutti e due in questi brani, fanno una sorta di esame di coscienza, io ho fatto questo, 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 io cosa ho fatto? Ma ci fa bene immaginarmi in quel momento, quando sarà, non si sa, ma ci sarà il momento il quale a dopo, a presto, a domani, a rivederci, diventi a Dio. Io sono preparato per affidare a Dio tutti i miei, per affidarmi me stesso a Dio, per dire quella parola che è la parola dell'affidamento del Figlio al Padre.